media management. Per quanto riguarda le mie aspettative, devo dire la verità, mi sono iscritta al master perché avevo bisogno e voglia di imparare, ma le aspettative erano piuttosto basse, cioè pensavo di iscrivermi in un corso normale di quelli in cui senti cose dette e ridette. Invece devo dire, allora, la cosa che mi ha colpito di più sono i docenti che mi hanno trasmesso veramente passione, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, erano persone che ci stanno proprio dentro, quindi che lavorano e vivono di quello, persone giovanissime e quindi mi hanno dato molto l'energia, la voglia di farlo, cioè mi sono buttata anche a farlo. In realtà quello che è successo poi è che non sono neanche riuscita a finire il corso, perché nel mio caso è stato bellissimo, cioè dopo aver imparato le prime cose messe subito, cioè le ho applicate subito, quindi messe sul campo, ho cambiato lavoro veramente, e quello che faccio adesso è vivere anch'io come loro di queste cose, quindi anch'io in questo momento, grazie al percorso che ho fatto, grazie comunque poi all'impegno che ci ho messo di mio, posso dire di iniziare ad essere un'esperta, quindi sono felicissima. Grazie davvero. Oggi sei? Oggi sono felice. Oggi sono felice e oggi mi occupo di social media, ma non soltanto come community management, ho imparato a fare benissimo le strategie di advertising e mi sto specializzando sempre di più in comunicazione digitale, in particolare quello che mi piace è la comunicazione su mobile, quindi studio un po' più con la PNL, social media e cerco di tirar fuori qualcosa che possa aiutare gli altri a comunicare meglio tramite la tecnologia. Grazie veramente. Grazie. Thank you.